Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. A distanza di un anno, GoPro sta per lanciare sul mercato la GoPro Hero 9, quella che va a sostituire appunto dopo un anno la GoPro Hero 8. Di questa fotocamera non si sa ancora tutte le specifiche tecniche, ma tante sono già abbastanza confermate, perché comunque è apparsa in rete la confezione e anche le foto della fotocamera, o meglio dell'action cam. Quindi tra le cose che sicuramente verranno introdotte in questa GoPro Hero 9 è il monitor anteriore, in poche parole come già DJI aveva introdotto più di un anno fa. Finalmente anche GoPro si è decisa di introdurre un monitor anteriore a colore che ci permette di inquadrarci anche quando stiamo facendo dei video in cui ci stiamo riprendendo noi stessi, quindi sicuramente una cosa utilissima, anche perché queste action cam attualmente vengono usate per tutto, non solo per sport estremi, anche perché sono action cam praticamente da utilizzare a 360 gradi proprio in ogni situazione. Quindi la prima cosa che GoPro è andata a migliorare con questa Hero 9 è appunto l'introduzione di questo display anteriore. Poi è tornata alla possibilità di andare a sostituire il vetro anteriore, quello che nella Hero 8 era stato eliminato. Quindi nella Hero 8 non era possibile andare a sostituire il vetro anteriore se lo si andava a rompere, o meglio lo si poteva sostituire mandandole in assistenza, una cosa veramente fastidiosa soprattutto per chi magari voleva acquistare questa action cam per un drone freestyle. Questa cosa andava un po' a limitarne l'utilizzo, perché nei droni freestyle è un attimo andare a rompere una lente anteriore che, come per DJI, in un attimo la si svita, la si va a togliere. Stessa cosa per una Insta 360 One Air, mentre GoPro con la Hero 8 era andata a eliminare questa cosa facendo un corpo unico, e veramente era un limite troppo grande per un action cam che comunque costa tanto, ma che viene utilizzato in tante situazioni dove è possibile andare appunto a rompere la lente della fotocamera. Quindi GoPro torna indietro a avere la lente sostituibile. Poi viene introdotto un sensore da 20 megapixel, quindi un sensore importante. Non si sa ancora la dimensione del sensore, comunque sarà di 20 megapixel contro tipo i 12 di quello che è una DJI Osmo Action. Avrà la batteria che sarà il 40% più capiente rispetto alla precedente. Poi un altro miglioramento è stato introdotto nella batteria, che sarà circa del 40% più capiente rispetto alla Hero 8. E poi in questa nuova Hero 9 viene introdotta una nuova stabilizzazione elettronica che si chiamerà HyperSmooth 3.0, che va a sostituire la versione 2.0 che già era fantastica, quindi ci si aspetta davvero tanto in questa stabilizzazione 3.0. poi verrà introdotto il Time Warp 3.0, questa funzione che è unica, che ha solo GoPro, questa stabilizzazione negli hyperlapse. Quindi questa funzione che era 2.0 adesso verrà sostituita dalla versione 3.0. poi un'altra novità introdotta da GoPro è la possibilità di fare live streaming in full HD e la possibilità di fare slow motion a 240 fps. Queste sono, diciamo, tutte le novità di cui si sa introdotte da questta nuova GoPro Hero 9. Poi parliamo di risoluzione. Allora, dovrebbe essere in risoluzione 4K 60 fps, però ci sono anche voci che dicono che possa essere in 5K 30 fps come risoluzione massima. Ovviamente questo lo staremo a vedere. E queste sono le specifiche tecniche nuove introdotte da questa Hero 9, o meglio quelle che si sanno. Poi non si sa, come vi ho detto, la dimensione del sensore, quindi non si sa se avrà un sensore magari da un pollice o no. Queste cose non si sanno ancora, come non si sa ancora appunto la risoluzione massima che avrà. Queste cose le staremo a vedere appunto all'uscita e alla presentazione di questa GoPro Hero 9. Però sicuramente GoPro sta cercando di rincorrere anche i suoi concorrenti, perché comunque finalmente ha introdotto un display anteriore, come aveva fatto già DJI con largo anticipo appunto rispetto a GoPro, o come sta facendo comunque anche Insta 360 One Air. Quindi Insta con questo suo prodotto è entrata anche lei, diciamo, nelle action cam, perché è un prodotto che ha dimensioni di un action cam, in più con questa sua modularità che ormai conosciamo, la possibilità di avere 360 gradi, di avere una lente classica come può essere questa, come può essere appunto una GoPro, e in più la possibilità anche di avere il modulo con un pollice. Quindi anche Insta adesso ha preso mercato che prima era solo di GoPro. Quindi GoPro adesso ha due veri concorrenti dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche del marketing
dei prezzi, perché comunque DJI ha la sua action cam che ha un prezzo davvero accessibile rispetto a GoPro, soprattutto GoPro poi quando lancia un prodotto costa davvero tanto, e anche Insta360 con la sua action cam One R si ha la possibilità comunque di partire spendendo magari non la cifra massima, prendendo solo il modulo 4K o comprando la versione con dentro due lenti, dove si va a risparmiare rispetto che comprarle poi dopo singolarmente. Quindi diciamo che GoPro sicuramente adesso ha davvero tanta concorrenza che prima non aveva, quindi poteva starsene tranquillamente seduta sugli allori e diciamo evolvere come ci aveva voglia lei la sua action cam. Adesso non può più fare questo, quindi deve stare al passo con la concorrenza e cercare anche di tirare fuori qualcosa in anticipo rispetto agli altri e non arrivare dopo degli altri. Quindi staremo a vedere se questa Hero 9 finalmente darà un qualcosa in più rispetto alle action cam che ci sono attualmente sul mercato. Poi ovviamente in base anche all'utilizzo che se ne fa, la stabilizzazione Hyper Smooth di GoPro tanta roba, però anche la Rocksteady di DJI non è per niente male, e anche la stabilizzazione Flow State di Insta360 tanta roba anche lì. Quindi non manca tanto al lancio, staremo a vedere appunto quando verrà presentata cosa avrà veramente di caratteristiche e di novità concrete rispetto e miglioramenti rispetto alla sua versione precedente, cioè la Hero 8, e anche rispetto ai suoi concorrenti Insta360 One R o DJI Osmo Action. Quindi abbiamo da aspettare ancora poco per vedere sul mercato questa Hero 9 Black. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato quello che sono le specifiche tecniche ormai quasi sicure di questa GoPro Hero 9 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, una novità. Ciao!